stadio Fritz Walter di Kaiserslautern, Italia-Stati Uniti. Per stare tranquilli, un saluto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Dobbiamo sfruttarli, prima abbiamo sbagliato, ma adesso molto attenti a non finire in fuori gioco. Battuta perfettamente questa posizione da parte di Pirlo e Gilardino, nessuno lo marca, rimangono nelle loro posizioni, bastava tagliare davanti e metterla dentro. Bravi. Abbiamo visti troppi di gol presi così dagli Stati Uniti nelle nostre telecronache, Beppe. Tutti così li ha presi. McBride, Onyewu, Pope, più pericolosi di testa, Donovan per l'inserimento, c'è Bocanegra anche. Palla tagliata per Bocanegra che non arriva liscio, autogol di Zaccardo, incredibile pareggio degli Stati Uniti. Sì, è stato attaccato da dietro alle spalle, mi sembra, di Bocanegra, non colpisce bene questa palla. Era alle sue spalle, era McBride, è saltato davanti, l'ha vista all'ultimo. Ah, De Rossi marca Bocanegra. Sì, De Rossi, Bocanegra gli salta davanti, è liscio di Zaccardo che sinistro. Manca di sinistro e prende di destra. Esatto. Rosso per De Rossi. Il gomito. Aiaiaia, no, visto benissimo l'arbitro. E la data, Fabio. Per adesso siamo 3 contro 2 con Pirlo che va dentro per Toni! Male di sinistro Toni. Malissimo, perché loro si sono fatti trovare scoperti. C'è stata questa palla giocata benissimo insieme da Pirlo. E qui lui ci ha abituato a incrociare molto bene sul secondo palo, ha colpito malissimo, quella strozzata troppo e non trova la porta. Totti esce per Gattuso. Come uscì Baggio, se ti ricordi, nei mondiali del 94. Ancora Reina, uno contro uno, allarga poi per Bocanegra, è andato in mezzo anche Combe insieme a McBride e Donovan, centrale c'è spazio per Mastroeni che viene, attenzione al suo destro, lo prova Mastroeni! Sì, li abbiamo costretti in una situazione di difficoltà perché erano ripartiti molto bene a tirare da 30 metri. E questo va anche bene perché Bocanegra è stato costretto a calciare indietro. Qui Pirlo un po' più rapido ad uscire perché ha calciato bene Bocanegra. Mastroeni, scusa, guarda come gira bene la palla. Pirlo, fallaccio su Pirlo, vediamo di che colore è. È rosso e se ne va sotto la doccia Mastroeni. Era netto questo rosso. Ovvio, no, brutto fallo. In ritardo e piede a martello. Bruxellina rosso. Sì, si lamenta, ma a torto. Gattuso tiene su Reina. Prova ad andare, più fisico dentro per Gilardino. Entrata su di lui di Pop. E c'è giallo anche per Pop, pienamente meritato. Perché ha picchiato molto, qui era in ritardo, voglio vedere se ha preso il pallone e Pop che era già ammonito se ne va sotto la doccia, sono in 9 gli americani. Netto, non la può prendere la palla. No, perché la copre molto bene Gilardino, perché fa movimento in diagonale, così allora, anche per il difensore anticipare è impossibile, guarda. Niente, però Keller c'era. Non so farlo. Non so. Perché è andato di adesso, la rivediamo, non so. No, non c'era. No, se andava all'incrocio. Ha soffiato Keller per metterla fuori. Sì. Calcio di punizione di Pirlo, gettoni, ci sono tutti, traversa! Auto traversa se non sbaglio. Altrimenti è riuscito ad arrivare Zaccardo a colpire, ma credo Bocanegra. Possibilità ancora per gli Stati Uniti,
va via Donovan, buono il controllo, accelera Donovan, c'è McBride, Donovan prende tutto il campo, McBride in area di rigore, McBride sul fondo. Sai che mi devo ricredere su questo Donovan, non mi è mai piaciuto, però stasera sta facendo una grandissima partita. Grandissima partita. E qui ha saltato Cannavaro con grande facilità, guarda, e poi palla incollata al piede, non è facile, Cannavaro tenta di recuperare, non riesce, colpito male di mezzo esterno. Beasley prova a passare all'esterno, sbaglia per rotta, rischia il tackle, rimane giù, l'arbitro fa proseguire, arriva il traversone di Bocanegra, Beasley in area di rigore, tiro, Stati Uniti in vantaggio, annullato il gol di Beasley per fuorigioco. C'era McBride sulla traiettoria del pallone, nettissimo fuorigioco, giusto annullare. Uno contro uno di Zambrotta. Sfida Cerundolo, lo può saltare. Poi passa dal centro, attenzione al destro. Lo prova al giro! Sul fondo di niente, Gianluca Zambrotta. Io me lo aspettavo che lo saltasse sull'interno per poter poi arrivare alla conclusione. È stato bravo Pirlo a portargli via l'uomo con la sovrapposizione, creando questo uno contro l'uno, lui l'ha saltato molto bene, Donovan partiva da fermo, non poteva intervenire. All'indietro, ancora per Gattuso, c'è Pirlo, vediamo se lo prova. Pirlo, dentro il pallone, Del Piero! Keller! Del Piero! E poi è riuscito a salvare Cerundolo, che miracolo di Keller! Gli danno troppo tempo, lui ragiona, vede il movimento di Del Piero, che ha fatto finta di uscire e poi si è buttato dentro nello spazio. Bravo Keller. Arriva ancora Zambrotta. Reina ha detto all'uomo di seguirlo, ma allora è libero Del Piero che va! Keller! Ancora l'inserimento di Zambrotta. Centrale il suggerimento per Gattuso. Si fa vedere in profondità Iaquinta che si è mosso. Gattuso vorrebbe 1-2. Palla di ritorno Del Piero in gioco. Del Piero al centro. Il tocco. E si salvano gli americani. E si salvano con Onyewu. Clamorosa palla gol per l'Italia al 42esimo. Sì, dobbiamo saltare questi 1-2. 1-2. Combinazioni strette. Loro possono andare in difficoltà. Difendono solamente centrale. E sull'esterno c'è spazio per fare questo. Finisce 1-1 tra Italia e Stati Uniti, tutti i giocatori sfiancati.